È stato senza dubbio Massimo Gramellini, vice direttore della stampa, il personaggio più atteso all'inaugurazione, all'Istituto 25 Aprile di Quarnier, della biblioteca della scuola intitolata ad Angelo e Giampiero Paviolo. Professore, preside, giornalista e scrittore il padre, giornalista e anche autore di alcuni libri il figlio. Ed è stata la sua presenza a rendere affollatissima l'aula magna dell'istituto, tanto che alcuni alunni hanno assistito alla cerimonia dai finestroni aperti del salone. Ma Gramellini ha avuto il merito di saper tenere al centro dell'attenzione l'amico Giampiero, collega alla stampa, e ne ha fatto, tracciando brevemente il suo profilo, un esempio e una lezione di vita affatto banale proprio per i giovani. Io penso sempre che l'augurio più bello che possiamo fare a chi vogliamo bene sia di andarsene di colpo, no? Perché per lui sicuramente, per chiunque, no? La morte è più, io come molti di voi, ho avuto mio padre che è stato malato per anni, ha avuto una lunghissima malattia, l'ho visto spegnersi un po' alla volta e so come tutti quanto è straziante, no? Vedere una persona cara che lentamente si logora, che un giorno speri che stia meglio, poi quasi invece c'è il giorno che speri quasi che muoia perché non lo vuoi più vedere soffrire. Andarsene così è l'augurio che tutti ci facciamo, ma è l'augurio che facciamo alle persone che subiscono la sorte. A noi che restiamo, chiaramente questo è il destino più terribile, perché mentre una lunga malattia comincia a fare l'abitudine, no? A perdere quella persona, un po' alla volta ti distacchi. Quando la cosa avviene così di colpo, una persona che fino al giorno prima era lì, che giocava, scherzava con te, che ti parlava dell'ultima figurina che aveva comprato su internet, e il giorno dopo ti dicono non c'è più, tu non riesci a crederci. E io ricordo questa nottata, io ero a cena con tre colleghi quando, erano tipo le 11:30 di sera, quando ci chiamarono dal giornale per darci le primissime notizie, che ancora erano molto confuse su Giampiero in vacanza, che si era sentito male, che era caduto per terra, ma non sapevamo ancora niente. E la cosa incredibile è come un tantam, eravamo in piena estate, un tantam, la redazione si riempì. E qui mi hanno detto, scusate, ma anche se è passato il tempo, però la cosa pazzesca era il silenzio, non parlava nessuno. C'era solo Flavio, che è qua, Flavio Corazza, che è un grandissimo amico di Giampiero, che molto meglio di me potrebbe raccontarlo. E Giampiero che parlava dicendo delle cose senza molto senso, ma non importa, Flavio parlava perché doveva, era talmente addolorato che doveva dire delle cose, no? E non so nemmeno cosa dicesse, non lo ascoltavamo nemmeno, lui neanche si ascoltava, ma era una specie di sottofondo che ci serviva a tutti per sentirci per un attimo ancora vivi, perché ci sembrava di impazzire. Ecco, io credo che in quel momento mi ricordo che tutti abbiamo guardato la scrivania di Giampiero, su cui poi abbiamo messo una maglietta del toro e una sciarpa, e la guardavamo. Ed era una cosa, non vi assicuro, provate a immaginarvi una redazione di giornalisti, quindi la categoria più cinica di esseri umani esistente sulla Terra, totalmente inebetita, inebetita, che osserva una scrivania vuota. Ecco, io credo che non sia vero che esistono, che tutti siamo sostituibili. È una frase che si dice, no? Ma sì, tanto il cimitero è pieno di persone indispensabili. È vero che tutti vengono sostituiti, perché la vita è così, una rotazione, è una specie di staffetta continua, quindi è giusto che tutti vengano sostituiti, ma le persone che se ne vanno lasciano un vuoto, non vengono dimenticate. Noi non ci siamo dimenticati di Giampiero, lo ricordiamo spesso, ci viene in mente in mille occasioni, in occasioni magari serie, in cui diciamo ci fosse qua Giampiero, e anche in occasioni sceme, in cui diciamo ci fosse qua Giampiero per scherzare, per ridere o per commentare una vittoria, una rara vittoria del Toro, che lui peraltro era l'uomo anche in questo il più assoluto. Questa è una grande lezione di vita, era un vero Montalà, era un vero canavesano, possiamo dirlo, perché lui aveva sempre questo tono astutamente di understatement, cioè se il Toro vinceva tre partite di fila, cosa come potete immaginare equivalente a un'eclissi, ecco, lui però era sempre no, no, era sempre, teneva basso, in realtà dentro era un fuoco, ma fuori non ti cedeva né di tanto così, non si esaltava mai. Però io l'ho visto una volta dopo una vittoria del Toro, l'ho visto fare così, dietro una colonna del giornale, l'ho visto fare così, e ho capito che per lui quel gesto lì era l'equivalente di un'esultanza col clacson, è il massimo che poteva fare. Stava colpendo un collega. Sì, però stava dando un pugno uno juventino, ma non lo vediamo. Però ecco, questo era per dirvi che ci sono persone che ci lasciano un grande ricordo, e
Questo veramente vorrei dirlo ai ragazzi, perché appunto, ogni volta che entreranno in quella biblioteca e leggeranno quel nome, pensino che esistono, ripeto, persone che anche senza avere mai avuto i riflettori sulla faccia, ricordatevelo questo, perché, ripeto, è esattamente il contrario di quello che noi tutti vi insegniamo ogni giorno sbagliando, hanno lasciato un ricordo. Ci sono persone che vanno sulle prime pagine dei giornali e che poi scompaiono nel dimenticatoio totale. Ci sono persone che non sono mai andate in prima pagina dei giornali eppure lasciano un ricordo che dura per sempre. Evidentemente quello che conta nella vita è qualcosa di più profondo, qualcosa che non si vede all'esterno, qualcosa che ha a che fare con la profondità interiore. E Giampiero, quel signore lì, ce l'aveva. E quindi io davvero sono contento che abbiamo dedicato a lui e a suo padre questa biblioteca, e che il suo nome resti per sempre, come resterà per sempre nella storia della stampa. A Rosanna Tappero, professoressa e poi preside del 25 aprile, è toccato invece il compito di ricordare Angelo Paviolo, del quale è stata collega. Io sono stata una delle prime presidi che è entrata nella sua scuola quando lui è andato in pensione. Nel lontano 1988-89 ero allora preside incaricata ed ho potuto respirare veramente l'atmosfera, il clima che Angelo aveva saputo creare nella sua scuola. Era una scuola dove non contavano i ruoli ma le persone, e poteva anche capitare che un bidello avesse più potere decisionale del preside stesso, però tutto era finalizzato a far crescere dei buoni uomini e dei bravi cittadini, dei bravi ragazzi. Ricordo che Angelo, quando chiamava qualcuno in presidenza, perché gli insegnanti portavano questi ragazzi in presidenza perché lui li rimproverasse, li accoglieva con una carezza e poi ovviamente li redarguiva. Nessuno comunque è mai uscito sorridendo dalla sua presidenza, ma è uscito semmai pensando alle parole che lui sapeva dire, perché Angelo sapeva toccare il cuore delle persone, non soltanto la mente. È stato per me veramente un grande maestro, lui che proveniva dalla borghesia d'arte. Guardate che il papà era segretario comunale e avvocato, il nonno era segretario comunale e maestro elementare, e addirittura a Leini c'è una via intitolata al nonno Paviolo. Sarà anche per questo che quando veniva invece a dare gli esami nelle nostre scuole, io qui ho un ricordo bellissimo, nel 79 venne a dare gli esami ad Aglie come presidente di commissione d'esame, io allora ero insegnante di lettere, lui assistette a tutte le interrogazioni, perché allora era così, i ragazzi erano una sessantina, non tantissimi, e il presidente aveva anche una funzione didattica, cosa che purtroppo i nostri presidi di oggi con queste mega scuole non riescono più a coltivare. Ebbene, lui seduto in un angolo certamente non metteva in difficoltà gli allievi, ma se poteva li aiutava. Qualche volta metteva in difficoltà noi insegnanti, perché faceva delle domande che esulavano dal programma scolastico, che però noi avremmo dovuto sapere. Ad esempio, a chi è intitolata la vostra scuola? Sapete chi era questo personaggio? E noi a dire, ma veramente non ne abbiamo parlato, però ecco. Oppure, in che via abiti? A chi è intitolata questa via? Quindi ci ha insegnato che ai ragazzi bisognava comunicare e far capire, ecco, quella che era la loro storia, la grande storia, tutti la sanno insegnare, ma la storia dei luoghi, la piccola storia che lui così bene ha saputo coltivare, ecco, non tutti la insegnavamo, tant'è che dopo questa esperienza in educazione civica mettevo anche un accenno allo stradario, in modo che se fosse tornato Paviolo i ragazzi sarebbero stati pronti anche a dare queste risposte. Ma soprattutto Angelo, alla fine di ogni interrogazione, pensate, scrisse allora una poesia per ogni allievo. Erano gli anni in cui le schede erano delle lenzuole, le chiamavamo, no? Arrotolate. Davamo un giudizio per ogni materia, un giudizio globale per ogni allievo. E insomma, non si finiva più di scrivere. E lui, per facilitarci il lavoro, diede dei giudizi in poesia, che ovviamente non potevamo trascrivere sulle schede, ma che io ho conservato e che conservo veramente con tanto affetto. E ogni volta che me li vado a rileggere, mi si parano davanti questi allievi, no?
che adesso sono ormai dei padri di famiglia, sono ormai anche nonni qualcuno, ecco, però come ha saputo fotografarli bene, sono veramente eccezionali. Ve ne leggo soltanto tre perché il tempo sfugge, ma tanto perché abbiate un'idea. C'era un ragazzino che faticava parecchio, che è capitato all'interrogazione alle 5 del pomeriggio, quando tutti eravamo già abbastanza stanchi, quindi per fargli tirar fuori qualche parola non era semplice. E lui l'ha così fotografato. E d'intorno già si guarda, alle 5 della tarda, egli trova i professori ben bagnati di sudore, ma se poi dentro si guarda, alle 5 della tarda, devo dire che in coscienza trova il vuoto della scienza.